Benvenuti alle previsioni del tempo di prontometeo.it su Lombardia e dintorni. Vedete la situazione con il campo di alta pressione che determina ancora cielo stabile. Sulla Lombardia infatti permane questo campo di alta pressione che apporta condizioni di tempo soleggiato e temperature miti. Non è previsto alcun cambiamento nella giornata di venerdì fino a sabato, quando transiterà velocemente un fronte perturbato in grado di portare anche qualche locale rovescio temporale oltre a un veloce calo delle temperature. Però avremo una Pasqua e una Pasquetta senza piogge e comunque al massimo qualche nuvola. Possiamo vedere poi nel dettaglio, scendendo appunto, l'assenza di piogge con il radar di ARPA sulle nostre zone, l'assenza anche di temporali e fulmini, se non appunto poi isolati sui rilievi, e questa la mappa delle pressioni e fronti campo sgombro sul nord-ovest. Allora, con ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, vediamo dopo un giovedì con aumento delle velature sulla nostra regione, un venerdì poco nuvoloso, salvo irregolari addensamenti sui rilievi alpini per alpini al mattino e in serata, e possibili passaggi regolari di velature anche qui nel corso della giornata. Abbiamo detto che non sono previste precipitazioni in pianura, salvo possibili isolati occasionali rovesci solo sui rilievi per alpini orientali tra tardo pomeriggio e sera. Temperature minime e massime in lieve rialzo, in pianura minimo intorno a 8 gradi, massime attorno a 24. I venti in pianura deboli a tratti moderati orientali, montagna da deboli a moderati da nord. Potete scaricare il bollettino con i prossimi giorni, l'evoluzione generale, e poi assistere alle previsioni del tempo tutti i giorni, alle 9 l'edizione regionale, alle 15 l'edizione nazionale di Trebimeteo e poi alle 19.30 l'appuntamento con ARPA Lombardia su Lombardia Live 24 e Pavia 1 TV. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.